Oh.
Subito dopo Gesù obbligò i suoi discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, mentre egli avrebbe congedato la gente. Dopo aver congedato la folla, si ritirò in disparte sul monte a pregare. E venuta la sera, se ne stava lassù tutto solo. Frattanto la barca, già da molti stadi lontana da terra, era sbattuta dalle onde, perché il vento era contrario. Ma alla quarta veglia della notte, Gesù andò verso di loro, camminando sul mare. E i discepoli, vedendolo camminare sul mare, si turbarono e dissero: «È un fantasma!» E dalla paura gridarono. Ma subito Gesù parlò loro e disse: «Coraggio, sono io, non abbiate paura!» Pietro gli rispose: «Signore, se sei tu, comandami di venire da te sull'acqua!» E gli disse: «Vieni!» E Pietro, sceso dalla barca, camminò sull'acqua e andò verso Gesù. Ma vedendo il vento ebbe paura e, cominciando ad affondare, gridò: «Signore, salvami!» Subito Gesù stese la mano, lo afferrò e gli disse: «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?» E quando furono saliti sulla barca, il vento si calmò. Allora quelli che erano nella barca lo adorarono dicendo: «Veramente tu sei figlio di Dio». Parola del Signore. Watchers on the sidelines, what a fear.
Allora, Cecilia, che con noi la accogliamo con un caloroso applauso. Proprio mi sono un po'
po' affidata, ho detto vediamo se tutti quanti insieme riusciamo ad arrivarci in fondo. E infatti direi che è stato, diciamo che le libri di onda sono state il massimo di quello che potevo sperare, anzi, secondo me, io ero già contenta di essere con voi e di fare tutto il resto, quindi direi che un po' è stato così. Poi di altro, diciamo che mi sono buttata ed è andata molto bene. Allora, vabbè, la prima volta sapete a 3 anni, con un metodo particolare, cui no, l'allenatore che non sono neanche più come metodo per insegnare i bambini a tuffarsi. Quando lanciate in acqua si andava bene. Volevo chiederti qual è stato il punto più difficile. Appunto, secondo me il più difficile è stato quello dei 50 stile, quello dove alla fine ho vinto davanti alla cinese, perché lì proprio il giorno prima avevo già preso l'oro nei 100 stile ed ero emotivamente fuori di testa. Ero arrivata ai 50 stile che ero tra il terrorizzato e oh mamma mia cosa succede adesso, ci devo riprovare. E allora sono arrivata lì che avevo i piedi fuori. E di fare tutto con i piedi formicolati è stupendo, nel senso che mi sono fatta per l'ultima volta, perché devo riuscire a tuffarmi in qualche modo, perché è un 50 stile a una vasca sola, dove comunque c'è, assieme a tutto quanto, gioca la fortuna. Quindi io ho detto, quello è stato proprio il tuffo, secondo me, più impegnativo che ho fatto, perché forse non volevo neanche scoprire come sarebbe andato a finire. Nel senso, mi tuffo vuol dire che sto facendo la gara e scoprirò come andata, quindi è stato un po' un tuffo particolare, perché sì, tra tutti i tuffi strani, quello e batte tutto. C'è una cosa, se hai visto nel video, una cosa molto bella che leggevo, lei è riuscita a vincere perché, sei riuscita a vincere perché hai avuto la mano di Gesù che sorregge Pietro, ci sono tante mani che ti hanno aiutato, magari se si può accennare questo, e una la sento perché mi ha commosso, che quando arrivi tu cerchi di sentire la voce di tuo papà, il quale ti dice, perché all'inizio non potendo vedere il tabellone eccetera, ci deve essere qualcuno che ti dice, c'è un papà che ti dice ce l'hai fatta. Eravamo d'accordo che praticamente se avessi fatto qualcosa si sarebbe fatto sentire. In qualche modo devo sentire delle voci italiane, perché in quel momento è una regola strana, nel senso che prima devono arrivare tutti, se devo uscire dall'acqua finalmente sa il risultato, non è una cosa così automatica, è che passi 30 secondi praticamente un po' tra l'arrivo e la scoperta del risultato passa un po' di tempo e tu non si sta cacca di bene. Quindi provo a sentire se sento qualcosa di diverso dal solito, magari qualche urlo familiare, qualcosa. Non è che avessi sentito molto, subito le ho sentite nel video dopo che urlavano come dei pazzi, ma magari si sentiva anche durante, dopo la gara, come stato male. E praticamente sì, è stato un attimo in cui mi pareva di aver sentito degli schiamazzi un po', ma non vorrei chiudermi, ho detto, magari sento voci strane, giusto perché ho voglia di sentirle, no? E invece, effettivamente, era vero, mamma mia, ho passato un attimo e proprio non ci credevo. Ma per quanto riguarda le mani, appunto, stavo dicendo che ci sono state tante persone che mi hanno aiutato, quindi io parlo, il Signore a questo modo ha avuto un sacco di mani, non una sola, ha avuto la mano di un allenatore, la mano dei genitori, la mano di un fratello, la mano dei miei amici, insomma, sì, anche un nome molto particolare in questo caso. E poi, ma ci sono state anche, insomma, il Signore ha avuto un sacco di, diciamo che ha mille piedi, mille mani, nel senso che proprio ci sono state queste medaglie, dovrei chiederle in un sacco di fette, perché, ok, la fetta sono io, però alla fine un atleta da solo come un alunno senza insegnante non è nessuno, quindi alla fine è stato un po' un lavoro di squadra, anche se il nuoto è uno sport individuale, quindi siamo stati un po', è un percorso lungo in cui danno
proprio prima di partire del bene. Hai voluto che arrivassi fin qua, adesso vediamo di arrivare fino in fondo e ho detto signore, se hai voluto che fossi qua, ci sarà un motivo, quindi ho sperato anche fino in fondo di essere aiutata un po' da tutti. La cosa che pensiamo, che penso io, è dopo la vittoria la vita continua con le sue difficoltà. Questo diciamo che un atleta vince, poi lascia il villaggio lì e torna a casa. Cosa fa quando torna a casa una persona? Io sono a casa mia, vedo tutti i giorni, università, ancora allenamento, un pochino meno di prima perché adesso devo studiare ogni tanto, bene. E quindi sì, diciamo che la vita di tutti i giorni è sempre quella, perché non c'è acqua, ci sono altre cose, quindi ci sono sempre delle sfide nuove, che sia una sfida di allenamento, che sia una qualche altra cosa da dover superare. Quello che dico sempre è che comunque cerco di mantenere un approccio positivo, poi a parole dico ok, approccio positivo e cerchiamo di risolvere la situazione, poi magari ci sono momenti in cui le parole si fa fatica a tramutarle in fatti, però alla fine quello che conta è sempre sperare che ci sia qualcosa di buono, e magari oggi è un giorno un po' andato un po' così, però domani mi sveglio e sicuro va meglio. E quello che mi ha aiutato tantissimo comunque è sapere che il Signore non mi lascia mai, che sempre, diciamo, è stato lui che ha voluto che fossi qui, quindi diciamo che sono sicura che in ogni momento c'è e mi dà una mano, questo sicuramente è fondamentale, quindi che mi dà una mano in vari modi, quindi facendomi conoscere le persone meravigliose in ogni campo, oppure dandomi la forza di continuare semplicemente a vivere con serenità e sperando che comunque le cose vadano bene, quindi diciamo per ora abbiamo fatto un buon lavoro, quindi dovrei dire che e questa è una domanda così un po' intima per entrare. Una volta ho detto in un'intervista che ci piacerebbe anche far scoprire Cecilia al di là dell'atleta. Io prendo spunto dal Vangelo, è un Vangelo acquatico ma è anche un Vangelo notturno. Pietro è chiamato nella notte a affrontare l'acqua. Allora la sfida grande della tua cecità, questo poi non così chiaramente uno potrebbe dire sono partita in svantaggio, nel senso che gli altri hanno qualcosa in più che io non ho, se uno parte da questo punto di vista dici ok, parto con qualcosa in meno, però capovolgendo la situazione ok, parto con qualcosa di diverso invece con qualcosa in meno, proviamo già a metterla sotto quest'altra luce, cioè magari non avrò gli occhi, comunque non avrò la vista, però c'è qualcos'altro, cioè, l'uomo non è fatto di un senso solo, è fatto anche degli altri quattro, quindi alla fine qualcosa di diverso da fare in qualche modo si trova, nel senso che, come si dice sempre, vede il Signore sono infinito, no? Quindi alla fine una strategia, un modo per riuscire comunque a vivere la propria vita con serenità e accettandosi si trova sempre, perché il primo passo è appunto questo, accettarsi, farsi comunque tentare di farsi capire dagli altri, quindi non escludersi da soli, e quindi partendo da qui ho sempre cercato comunque di ritenermi una persona come tutte le altre, che fa le cose più o meno come tutti gli altri, e ho sempre cercato comunque di vivere la vita come ho vissuto, quindi ricercando quella che è l'inferiorità delle persone e non fermandomi all'apparenza. Ho scusato, un applauso sicuro.
messa paralimpica non vedenta è dalla lezione più grande e più alta. Io mi piaceva adesso così dare la possibilità anche a voi di fare qualche domanda. Io ho già ricevuto tantissimo da questa testimonianza, quindi mi piaceva anche dare la possibilità a voi. Cecilia è una di noi, Modena, e poterci confrontare davvero con la Sicilia. Quindi diamo qualche momento, qualche minuto per mani ai vostri interventi. Ci sarà una tabletta. Di avere una tua vita di fede, insomma, che magari non è una cosa molto usuale, insomma, nell'ambito sportivo, comunque nell'ambito delle persone famose. Grazie. Faccio un piccolo esempio che magari sono appunto qua di poco anch'io. Cosa sto dicendo? L'anno scorso, ormai l'anno scorso, ovviamente l'anno scorso, eravamo, c'è un altro programma gare, c'era una gara importantissima in Inghilterra, Sheffield, e giorno di Pasqua. Come giorno di Pasqua? Come fa una gara Sheffield il giorno di Pasqua? E ho detto, non è che posso stare a casa proprio quel giorno lì. Ho detto, no, devi venire perché oltretutto devi anche fare i tempi per andare a Londra. Proprio il giorno di Pasqua, devo fare una gara in Inghilterra, quindi di sicuro io in chiesa non ci riesco a andare quel giorno lì perché non è che dobbiamo trovare proprio una messa cattolica che mi fa in terra e ho detto mamma mia, non so come faccio, sono preoccupatissima, se non mi aiuto. Poi è stato stranissimo perché quel giorno lì, cioè Pasqua, io effettivamente non sono riuscita ad andare in chiesa e ho detto mamma adesso aiuto, non sono mai andata, sempre andata a messa a Pasqua, ero anche un po' uffa, che devo fare le gare di nuoto proprio il giorno di Pasqua. Sono rimasta malissimo. Poi mi è venuta l'idea, ho detto bene, dato che comunque eravamo in 3-4 in nazionale che avevamo di questa idea, ci siamo finite le gare la sera, dopo cena ci siamo messe in una stanzina nella nostra camera, abbiamo letto il Vangelo del giorno di Pasqua e abbiamo letto tutte le preghiere e ho sentito proprio lì che effettivamente in un qualche modo il Signore e il moto potevano stare insieme anche se in qualche maniera un po' inusuale, diciamo che non è che vado a mettermi gare tutti gli anni o quel giorno di Pasqua, quest'anno sono a casa, quindi per un anno ho detto Signore facciamo uno strappo, insomma se me lo concedi l'anno prossimo torniamo alla vita regolare, però è stato un momento particolare in cui proprio ho sentito ugualmente che non è tanto il fatto di essere a casa, ma magari con le proprie, con quello che si fa tutti gli anni, con le proprie difficoltà della messa giorno di Pasqua, comunque ho sentito ugualmente che il Signore c'era. E questo è stato secondo me un modo un po' strano di coniugare nuovo fede, ma ce l'abbiamo fatta. Mi pare, insomma, che sia stato per me un momento molto, molto importante. Sì, mi pare di sì, però mi sono massacrata perché ho deciso di fino, che non piaceva un po', non piaceva tanto, però comunque è bello bene. Thank you.
senz'altro davvero una testimonianza meravigliosa su come affrontare le difficoltà e anzi come partendo io penso a quel blocco, all'immagine di quel blocco, sei partita per ultimo, non sei arrivata per prima. Ed è possibile la fede anche nostra. Quindi ringraziamo davvero la Cecilia con un altro applauso e noi continuiamo.
per eseguire progetti grandiosi. Egli mi rese debole per conservarmi nell'umiltà. Domandai a Dio che mi desse salute per realizzare grandi imprese. Egli mi ha dato il dolore per comprenderla meglio. Mi domandai la ricchezza per possedere tutto. Mi ha fatto povero per non essere egoista. Gli domandai il potere perché gli uomini avessero bisogno di me. Egli mi ha dato l'umiliazione perché io avessi bisogno di loro. Domandai a Dio tutto per godere la vita. Mi ha lasciato la vita perché io potessi apprezzare tutto. Signore, non ho ricevuto niente di quello che chiedevo, ma mi hai dato tutto quello di cui avevo bisogno e quasi contro la mia volontà. Le preghiere che non feci furono esaudite. Sii lodato, o mio Signore, fra tutti gli uomini nessuno possiede quello che io ho. Accanto a questa preghiera di questo campione sportivo, ascolteremo ora il Salmo 62, che ci parla di una persona che con il rischio della morte è ricercato a morte e allora cerca il rifugio nel tempio, dove c'era asilo politico, potremmo dire, nel tempio non potevi essere ricercato. E qui, vegliando tutta la notte, fa l'esperienza di Dio, fa l'esperienza che la presenza di Dio è più importante della vita. È il tema di questo salmo, perché quando c'è Dio allora scompare la paura. Ecco, lo ascoltiamo seguendo con il nostro cuore. Oh Dio, tu sei il mio Dio, all'aurora ti cerco, di te ha sete l'anima mia. A te anida la mia carne, come terra deserta, arida, senza acqua. Così nel santuario ti ho cercato, per contemplare la tua potenza e la tua gloria. Poiché la tua grazia vale più della vita, le mie labbra diranno la tua lode. Così ti benedirò finché io viva. Nel tuo nome alzerò le mie mani. Mi sazierò come l'auto convito. E con voce di gioia ti loderà la mia bocca. Nel mio giaciglio di te mi ricordo, penso a te nelle veglie notturne. Tu sei stato il mio aiuto, esulto di gioia all'ombra delle tue ali. A te si stringe l'anima mia, la forza della tua destra mi sostiene. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. La barca di Pietro continua il suo viaggio nella storia attraverso eventi contrari. Siamo arrivati a un momento, tra due giorni, in cui Pietro, Benedetto XVI, invece ha deciso, illuminato dal Signore, di salire sulla montagna. Allora adesso un momento particolare in cui riascoltiamo le parole di Pietro. Caro Pietro, è bello questa sera riascoltare le tue parole non dette in una notte di tempesta. Le avevi appuntato in un foglio che la furia del vento ti ha strappato di mano. Cari giovani, se rimarrete nell'amore di Cristo, radicati nella fede, anche in mezzo a contrarietà e sofferenze, incontrerete la fonte della gioia e dell'allegria. La fede non si oppone ai vostri ideali più alti, al contrario, li eleva e li perfeziona. Cari giovani, non conformatevi con qualcosa che sia meno della verità e dell'amore. Non conformatevi con qualcuno che sia meno di Cristo. Al termine poi il tuo grazie a tutti noi che eravamo nella tempesta con te.
Cari giovani, abbiamo vissuto un'avventura insieme. Salvi nella fede in Cristo, avete resistito alla pioggia. Prima di lasciarvi, desidero ringraziarvi per il sacrificio che state facendo e che, non ho dubbi, offrirete generosamente al Signore. Vi ringrazio per il meraviglioso esempio che avete dato, come questa notte, con Cristo, potrete sempre affrontare le prove della vita. Non lo dimenticate. Grazie a tutti. Caro Benedetto, siamo noi che questa sera ti diciamo grazie. Lo facciamo raccogliendo la fiaccola che hai acceso in noi, facendo nostra la professione di Pietro. Contro quella fede, le onde della tempesta e le porte degli inferi non prevarranno. Ci siamo in piedi, allora, e proclamiamo la nostra fede. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, nel quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, partì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente, e verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Thank you.
Ecco, allora, prima di concludere con la benedizione finale, sento anch'io il bisogno di ringraziare caldamente Cecilia per essere stata con noi, per averci offerto la sua testimonianza. Vorrei prendere due passaggi, mi ha colpito tutto, ma due passaggi in particolare, quello che faceva riferimento alla prima, al termine della prima fase, 2008 se ricordo, quando ho avuto un momento di paura, no? E allora mi ricordavo proprio la paura di Pietro che abbiamo ascoltato nel Vangelo. Quando è che Pietro ha paura? Perché ha paura di affondare nell'acqua. E quando distoglie lo sguardo da Gesù, quando si rivolge su di sé lo sguardo, cioè pensa alle sue debolezze, alla sua fragilità, si spaventa. È il tenere lo sguardo fisso su Gesù, come abbiamo cantato, se guardo nei tuoi occhi, paura non avrò. Ecco, vorrei proprio che portassimo via anche questo, che lei lo ha detto bene, no? Uscire da questa paura guardando tante mani, no? Che ti accompagnano, che guardando proprio anche, essendo certa, ecco, di queste mani. E l'altro passaggio è il riferimento alla Pasqua. Perché ci accade la Pasqua? Perché non è una domenica come le altre. Ci ricorda il Signore risorto. Dire il Signore risorto vuol dire che Gesù è sempre presente adesso per con noi, e questo che ci deve togliere la paura. Come abbiamo ascoltato nel Vangelo, si fa incontro a questi suoi discepoli alla quarta vigilia della notte. Il racconto che abbiamo ascoltato è un racconto pasquale. La quarta vigilia cosa ricorda? Ricorda l'alba della risurrezione. La quarta vigilia è l'alba. E il Signore si fa incontro a noi sempre proprio grazie alla sua risurrezione. Quindi non dobbiamo mai avere paura, tenendo fisso lo sguardo su di lui, essendo certi che lui ci è presente. E allora lo invochiamo ancora questa sera, alzandoci in piedi e recitando insieme il Padre nostro. E sentiamo anche, sentiamoci uniti idealmente in un'unica accordata proprio con il nostro Papa Benedetto XVI. Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimette a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Custodisci, o Padre, la tua Chiesa con la tua continua benevolenza, e poiché a causa della debolezza umana non può sostenersi senza di te, il tuo aiuto la liberi sempre da ogni pericolo e la guidi alla salvezza eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Allora, un grandissimo grazie ancora alla Cecilia, che la salutiamo ancora con applauso. Thank you.
per quanto riguarda la prossima settimana, un altro testimone sarà con noi, raggiunto mentre era sulla spiaggia una telefonata di Mel Gibson. È un attore, credeva, anzi aveva speranza di riuscire a compiere la sua vita di attore, poi si ritrova a fare una parte molto piccola in un film, The Passion, che è la parte di Barabba. E alla fine, attraverso la telefonata di Mel Gibson, ha incontrato l'alba della risurrezione di cui ci ha parlato il nostro vescovo. Attraverso, e molto più della telefonata di un regista, ha trovato lo sguardo di Gesù e ha cambiato la sua vita. Pietro Salvi sarà con noi e la prossima settimana vi aspettiamo tutti. E sono ripresi gli appuntamenti della Tenda del Mattino, ogni sabato mattina davanti alle scuole che hanno questa iniziativa, anche lì siamo invitati. Il nostro grande grazie per Don Gianni, per la parola che ci ha accolto, non solo in questo momento, ma anche un piccolo momento di fraternità, e ve lo facciamo subito fuori, subito sulla destra, ma qui, giù. Allora, è il momento comunque, seguiremo i ragazzi della parrocchia di Sant'Antonio che ci indicheranno questa strada.